GF VIP 7, Davide Donadei parla della possibilità di rivederlo dei famosi e a sorpresa dedica dolci parole ad un vippone. Davide Donadei è stato uno dei protagonisti dell'attuale edizione del GF VIP, che per lui si è conclusa nelle settimane addietro. Una volta tornato alla realtà, Davide, oltre a rivedere i suoi cari e a tornare al suo lavoro da ristoratore, ha avuto modo di chiarirsi anche con la sua ex Chiara Rabbi. Di lei e di molto altro l'ex tronista di Uomini e Donne ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata a Superguida TV, partendo però dall'esperienza al GF. Davide ha quindi ammesso di aver voluto fortemente partecipare al reality e non ha fatto mistero che parteciperebbe anche all'Isola dei Famosi. Poi Donadei è tornato a parlare della rabbia e del fatto che la frase che scrisse una volta uscito dal reality, ovvero a molti è stato facile parlare dicendo cose non vere per ottenere qualche click in più. Il che non fa mai male negli affari di oggi, sono bravo, ma non sono fesso, non dimenticatelo mai, era riferita a lei. Mentre in merito alla loro storia d'amore, ha dichiarato. Tornando invece al GF VIP, Davide ha rivelato chi è il più stratega della casa e chi invece potrebbe aggiudicarsi la vittoria. Con queste parole invece l'ex Geffino ha commentato la squalifica di Edoardo Donnamaria. Davide non ha fatto mistero del fatto che avrebbe voluto spegnere le luci della casa con Andrea Maestrelli. Mentre per quanto riguarda il vippone che l'ha deluso maggiormente è chi invece lo ha sorpreso, ha svelato a Superguida TV. Infine Donadei ha voluto dire la sua anche sulla squalifica di Daniele Del Moro, ecco le sue parole a riguardo. Și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.